Buongiorno. Andrea. Andrea, si accomodi. Sì. Andrea, mi parli un po' del suo percorso formativo. Guardi, nel mio percorso formativo ho studiato 5 anni all'Istituto Carlo Alberto Dalla Chiesa, in elettronica ed elettrotecnica. E in particolare durante il mio percorso formativo ho avuto la possibilità di studiare ciò che sono la componentistica elettronica e anche lo studio e la creazione di circuiti elettrici e manutenzione di essi. Durante le ore di laboratorio ho avuto anche la possibilità di creare e analizzare ciò che sono elementi tipo di automazione, robotica e utilizzo di microcontrollori. Grazie ad essi ho avuto col tempo la possibilità di utilizzare ciò che sono programmi software, stiamo parlando di software. Sì, programmi software nella programmazione di microcontrollori e automazione. Ah, quindi parliamo di microcontrollori e di robotica? Sì, in esatto. Questo senso, ah, ho capito. E ha vissuto esperienze nel settore lavorativo durante il periodo scolastico? Sì, durante il terzo anno ho avuto la possibilità di fare un'impresa formativa simulata. Certificazioni linguistiche, informatiche? Ho avuto la possibilità di fare il CAT e anche il CDL, che è una sorta di acquisizione di competenze nel software, nel conto tipo di internet. Cioè tu usa il pacchetto Office, quindi nella gestione... Anche fuori del pacchetto Office, pure di analizzare ciò che sono pagine web, tutto ciò che rientra in questo concetto. Quindi fra le sue competenze c'è anche la possibilità di spendersi nel mondo della commercializzazione, nella produzione o nella vendita di apparecchiature elettroniche? Sì, avendo una buona base e conoscenza di ciò che sono le schede e i componenti elettronici, potrei tranquillamente andare diciamo a sponsorizzare e a parlare di un prodotto per la pubblica vendita. Ho capito. Senta, perché noi dovremmo assumere lei? Guardi, perché ha buone competenze nel lavorare con un team, ho buone competenze anche nel gestirmi da solo per analizzare e risolvere problemi di ogni genere riguardante il mio campo di lavoro. Va bene, la ringrazio per questo colloquio. È stato un piacere. Grazie.